Oltre i titoli, radio nuova tra le pagine dei giornali, dalle 8.30 alle 10.30, cronaca e curiosità. E sono le 8.32 di lunedì 4 novembre 2019, buongiorno e buon inizio di settimana da parte di Marco Morosini in studio e da parte di tutta la redazione giornalistica di Radio Nuova in Blu. In primo piano i quotidiani locali, cartacei e online, poi in chiusura anche le previsioni meteo, oggi ovviamente tanto sport, di questo parleremo in anticipo oggi alle 8.30 ma più approfonditamente alle ore 10 nella seconda parte di Oltre i titoli. Veniamo subito alle prime pagine dei quotidiani cartacei, Corriere Adriatico, edizione maceratese. In auto 200 pasticche di ecstasy, scacco al pusher del sabato sera, rimanette un giovane di Potenza Picena, è stato tradito dall'alta velocità. Fuoristrada il record di alcol, era 5 volte oltre il limite, ubriaco alla guida, uomo di 67 anni nei guai, patente ritirata e macchina sotto sequestro, è successo ad Apiro. Oltre 8.000 punti luce a LED, così Macerata diventa più green. Poi il Fermano in tilt, il rientro dal ponte ancora code, la A14 ormai un incubo. E poi, come annunciato, lo sport del lunedì, il focus in prima pagina, la Recanatese galoppa, i giallorossi vincono anche a Fiuggi 2-1 e restano in vetta grazie a Borrelli e Padovani, il Torrentino 2-1 vince con il cuore. Resto del Carlino, edizione di Macerata, ecstasy in auto, ragazzo arrestato, 200 pasticche nascoste nelle lattine di olio motore, in casa aveva contanti e un bilancino di precisione. La fotonotizia, Apiro, un brindisi alla famiglia, Leopardo Felici, viticoltore dell'anno del Gambero Rosso. Altre notizie, Porto Recanati, ladri fanno razzia in una villetta, spariti oro gioielli, e poi Civitanova, SOS San Pietrini, la piazza è una gruviera. Il punto, sempre da Civitanova, i genitori bocciano la novità a mensa, Piora con lavori alla casa di riposo, bando per il progetto. San Ginesio, la sorgente resta secco, centro e frazioni senza acqua, e poi grande guerra in mostra, elmi forati dai colpi, trappole e corazze, così si moriva in prima linea. Queste le principali notizie di oggi ed ora entriamo nei giornali. E partiamo proprio dall'arresto del Carlino Macerati. In primo piano il personaggio. I miei vini sono una questione di famiglia. Leopardo Felici di Apiro, incoronato viticoltore dell'anno dal Gambero Rosso. Devo tutto agli insegnamenti di mio padre. Gambero Rosso quest'anno gli ha conferito il riconoscimento di viticoltore dell'anno per la guida Vini d'Italia 2020. Notizie, preso con 200 pasticche di ecstasy in auto, blitz della questura, un ragazzo di Potenza Picena arrestato ad Ancona, aveva nascosto la droga in due lattine di olio motore. Insomma, mano dura della polizia nei confronti del traffico e dello spaccio di stupefacenti, stroncato lo sballo del sabato sera, duro colpo al mercato dell'Anconetano e un 23enne di Potenza Picena arrestato. Dopo le ripetute operazioni dei mesi scorsi, sabato pomeriggio le volanti della questura hanno fermato in via Montale ad Ancona, tra Tavernelle e Palombo, appunto un ragazzo di 23 anni di Potenza Picena. Trovate materiale di confezionamento, 500 euro in contanti, bilancino e due carte, poi lo stupefacente composto da MDMA, dai devastanti effetti psichedelici. Andiamo ora a Piora, verso la ricostruzione della casa di riposo. Dopo le scosse, i 25 ospiti sono stati portati all'ospedale di Matelica, dove si trovano ancora oggi. Adesso però c'è il bando per il progettista. San Ginesio, le difficoltà della zona, centro e frazioni, rubinetti a secco, emergenza idrica, si va avanti con le autobotti, i paletti, coinvolti i negozi, le casette e oltre 300 famiglie. Insomma, si sta prosciugando la sorgente del Farnio a San Ginesio, il centro storico, alcune frazioni intorno e quella di Santa Maria in Alto Cielo sono di fatto a secco. Per ora un autobotte di Tennacola fa 3-4 viaggi al giorno per ricaricare il serbatoio e per tamponare l'emergenza. La società sta insomma prevedendo delle chiusure dell'erogazione idrica più ampie. Cingoli, portafoglio lasciato su una bancarella, restituito alla proprietaria, la donna credeva di essere vittima di un furto, ieri il lieto fine. Ancora avanti a Monte Cosaro, elmetti, trappole e corazze, così si moriva al fronte, una mostra racconta la grande guerra attraverso reperti unici, dai primi scudi antiproiettile al lumicino riacceso dopo 101 anni. Andiamo ora a Civitanova, sempre dalle colonne del Carlino Macerata, piazza piena di buche, monta la protesta, pericolo per i pedoni, in diversi punti sono saltati i San Pietrini, molti chiedono al comune di intervenire per sistemare la situazione. E sempre da Civitanova la mensa scolastica, ma quali novità, solo una
minestra riscaldata. I genitori del comitato bocciano i servizi in partenza presentati dal comune nell'ambito del progetto Io non spreco. Mamma e papà, l'attacco sul rapporto qualità-prezzo per noi è Macerata, l'esempio virtuoso da imitare. Porto Recanati, colpo in una villetta a Montarice, i ladri si portano via oro e gioielli, via Santa Maria de Mattias, i proprietari hanno dato l'allarme alle 20:30, indagano i carabinieri. Corriere Adriatico alle 8:37 minuti primi, in primo piano Macerata, strade, piazze ecosostenibili, oltre 8.000 punti luce a LED, l'assessore Iesari, modificata tutta la pubblica illuminazione, notevole il risparmio energetico, Cherubini critica la classifica di Legambiente, la centralina per le PM10 spostata in campagna. Ma vediamo più in generale le valutazioni, è quindicesima la posizione insomma del comune di Macerata nella graduatoria di Legambiente sulla sostenibilità ambientale. Altri parametri, 18 appunto i parametri raggruppati in 5 micro aree, oltre 8.000 punti luce a LED, i punti di forza della città di Macerata sono la raccolta dei rifiuti, la qualità del sistema idrico e la qualità dell'area. Il responsabile delle politiche ambientali pronta una strategia per ridurre l'uso di mezzi privati, consigliere Pentastellato, appunto, in un anno il dato del fotovoltaico è crollato, ma non vedo demolizioni in massa, spiega appunto Cherubini. Ancora avanti l'iniziativa, poi sempre da Macerata, il trekking urbano è un successo, a piedi alla scoperta di Macerata, tantissimi partecipanti ai 7 tour organizzati dal comune. A proposito di passeggiare a piedi, c'è un altro dato che riguarda invece quello l'ambito ambiente e il traffico, più di 6.000 auto nelle ore di punta in città, un nuovo piano poi per la mobilità. La leggendaria fonte San Giuliano, da anni abbandonata al degrado, il poeta Mario Monachesi è il simbolo della tradizione del patrono, ora sepolta sotto rovi e frana. Intesa nel nome di padre Matteo Ricci con la città della Silicon Valley cinese, delegazione Zhaoqing, dove visse il gesuita maceratese, accordo con UniMC ed Accademia, le due città di padre Matteo Ricci ancora più vicine grazie a progetti di alto livello tra le rispettive istituzioni culturali. Progetti culturali con ricadute in altri settori, Carancini riferisce salde radici comuni. Il lutto, corteo degli amici tifosi per l'addio ad Arrigoni, i funerali si terranno oggi alle 15:30 a Macerata nella chiesa del Sacro Cuore. Mauro Arrigoni, il quarantenne, volato sabato mattina dal ponte ferroviario del cimitero in contrada Vallebona. Torniamo a San Ginesio con l'allarme. A San Ginesio prosegue la crisi idrica, la protezione civile regionale ci aiuti. Appello del consigliere Paletti, situazione critica, da 3 settimane sono arrivate le autobotti, cittadini esausti, siamo in attesa di aggiornamenti dal Tennacola. A Piro, ubriaco finisce fuori strada con l'auto, tasso alcolico di 5 volte il limite, l'incidente è avvenuto appunto in zona di Apiro, a chiedere l'intervento dei carabinieri erano stati alcuni passanti, patente ritirata e macchina ovviamente sotto sequestro. Civitanova, ragazzini comprano alcolici nei negozi e poi si sballano in spiaggia e nei parchi. L'assessore Cognini, il fenomeno è emerso grazie alle telecamere, sanzioneremo i commercianti. E poi il taglio basso, l'istruzione, istituti superiori, scientifico primo per numero di iscritti, sono 6.498 gli studenti che frequentano scuole di ogni ordine e grado a Civitanova. Sempre da Civitanova il sociale, più sostegno alle nuove mamme, servizi e spazi e aiuti alla famiglia, l'assessore Barbara Capponi, l'incontro organizzato per la settimana mondiale dell'allattamento. Andiamo ora a Potenza Picena, in auto con 200 pasticche di ecstasy, arrestato il pusher del sabato sera, fermato dalla polizia per eccesso di velocità, la droga nascosta in 2 lattine con olio per motore, lo stupefacente è stato fiutato dai cani detective delle Fiamme Gialle. Commerciante di auto ucciso da una malattia a 51 anni, siamo a Porto Recanati, il dramma, il ricordo di un amico, ha lottato con grande tenacia contro la SLA, non ce l'ha fatta, il porto recanatese Moreno Miranda Serrani. Da Porto Recanati la polemica ora, polveri sottili, l'affondo di Settimio, il sindaco fa sempre dietro fronte, revoca dell'ordinanza, l'esponente di Porto Recanati a cuore, regna l'improvvisazione. Stessa cosa con il Cursal e Piazza delle Rimembranze. Ancora avanti, ci spostiamo ora sul Fermano dal Corriere Adriatico, perché insomma è stata una domenica da incubo sulla 14, file, caos, un altro incidente, confermate le peggiori previsioni, il traffico in serata finisce per intasare anche la statale adriatica, stop le richieste per azzerare il pedaggio nel tratto a rischio, cresce ovviamente la rabbia degli automobilisti.
Alle 8.42, sempre rimanendo sul Corriere Adriatico, approfondiamo la pagina sportiva, lo sport del lunedì. Partiamo dalla Serie B, il calcio, l'Ascoli, Ninkovic verso l'addio, il litigio con Da Cruz per battere il rigore lascia il segno, niente deciso ma il rapporto sembra alla capolinea e cala il possesso palla, ora i gol scarseggiano, troppo spazio agli avversari, solo 4 reti rispetto alle 14 delle prime 5 gare, l'ultima partita, Ascoli-Venezia 1-1. La posizione dell'Ascoli in Serie B, settima posizione, con 17 punti. Passiamo ora alla Serie D, la Recanatese Musica, non a Sinfonia Fiuggi, i leopardiani continuano a vincere, restano in testa alla classifica con il Notariesco, nella ripresa Borrelli sblocca la gara sul rigore, Padovani poi chiude il match, Forgione accorcia le distanze, il risultato Fiuggi Recanatese 1-2. Per quanto riguarda il dopo partita, il segreto è non sentirsi mai appagati, l'allenatore Giampaolo, meglio nel secondo tempo, è un successo appunto meritato. Sempre in Serie D il Materica, ora fa sul serio, ad Avezzano c'entra il Trissa, ancora una vittoria, terzo posto in classifica, iniziata la risalita dei biancorossi, nel secondo tempo Moretti sblocca il risultato in pieno recupero, Massetti segna e blinda il successo, Avezzano-Materica 0-2. Sempre in Serie D il Pomiro riprende il Chieti, la San Giustese pareggia, una doppietta di Traini lancia gli abruzzesi ripresi da due gol dell'attaccante rossoblu. San Giustese Chieti 2-2. Poi il Tolentino rimonta e vince. Porto Sant'Elpidio illuso e superato. Gli ospiti passano in vantaggio con Maio. Minozzi e Strano firmano il ribaltone. Al 48esimo della ripresa la partita viene sospesa per soccorrere un tifoso dei Rivieraschi colto da un malore improvviso. Risultato Tolentino Porto Sant'Elpidio 2-1. Vediamo adesso le classifiche in generale, ora guardando soprattutto alle marchigiane, partiamo dalla Serie C, girone B, come detto le marchigiane, Samb 18 punti, Vispesaro 14, Fermana 13, Fano 10. Andiamo in Serie D, girone F, Recanatese 27 punti, Materica 18, Montegiorgio 17, San Giustese 13, Tolentino 10, Jesina 2. In eccellenza, Urbania 17 punti, Atletico Gallo 16, Porto d'Ascoli, Anconitana, Castelfidardo 13, Vigor Senigallia, Fabriano Cerreto 12, Fossombrone 11, Atletico Alma, Val di Chienti 10, Montefano e Marina 9, Grotta a Mare, Servigliana Azzurracolli 7, Sassoferrato 6. Promozione girone A, Urbino, Vigor Castelfidardo, Biagio Nazaro, Osimo Stazione 14 punti, Mondolfo 13, Moie Vallesina, Valfoglia, Villa San Martino e Gabicce 12, Osimana 10, Filotranese, Cantiano Passatempese 9 punti, Barbara e 6 punti, Marzocca 5, Camerano 3. Promozione girone B, Civitanovese 19 punti, Atletico Ascoli 18, Monturano, Maceratese, Loreto 17, Porto Recanati 14, Palmense 13, Coridonia 11, Aurora Treia, Potenza Picena 10, Chiesa Nuova 8 punti, Atletico Centobucchi 6, così come il Monticelli, Futura 96 5, Montecosaro 4, Montirubenese 3. Questo è un assaggio delle classifiche, ovviamente che riguarda il calcio. L'approfondimento è per le 10 con le classifiche complete e tutti i risultati con Roberta Foresi Studio. Proseguiamo col calcio e passiamo ora all'Anconitana, molto meglio la Vigor, l'Anconitana si salva, rosso-blu in vantaggio con Pesaresi, poi la pennellata di Trombetta, il risultato Vigor-Senigallia-Anconitana 1-1. In eccellenza il Castelfidardo, l'Urbania spreca troppo, pari con il Castelfidardo, la capolista avanti con Fraternali e Lucciarini, Galli e Sciba la riprendono, Castelfidardo-Urbania 2-2. Il colpaccio poi del Servigliano, Montefano scivola in casa, gara chiusa nel primo tempo tra Canna e Luvalè regalano il successo a Mister Monreale, Montefano Servigliano 1-2. Poi il Val di Chienti torna a gioire, cade il Sassoferrato Genga, Pennacchioni segna due volte, Bellucci accorcia per gli ospiti nella ripresa Castellano Fatris, Val di Chienti Ponte, Sassoferrato Genga appunto 3-1. Eccellenza Porto d'Ascoli, brillante che Tris alla Grotta a Mare, i locali si aggiudicano il derby grazie alle reti di Verdesi, Valentini e Tittarelli, Porto d'Ascoli 3, Grotta a Mare 1. Andiamo ancora avanti, gli altri risultati, Atletico Gallo 0, Marina 0, Fossombrone 2, Azzurracolli 1, naturalmente per quel che riguarda le altre partite. Adesso ci spostiamo dal calcio, passiamo al volley, la Lube cerca l'erede di Sokolov, per De Giorgi è il nodo principale, cosa ha detto la Final Four di Supercoppa e come le quattro regine hanno superato il primo esame, l'analisi a pagina 47 del Corriere Adriatico. Il volley a due femminile ora, Roana un fantasma, Macerata non è mai partita
contro la capolista Delta Informatica Trentino, seconda sconfitta consecutiva, ora bisogna rialzarsi subito contro Baronissi, Delta Trentino 3, Roana Macerata 0. E per quel che riguarda invece il volley 3 maschile, Menghi rincorre, poi il tie-break è fatale, Tuscania scappa via ad ogni set, poi piazza il colpo di Reni vincente, Menghi Macerata 2, Comcavi Tuscania 3. Basket, Serie B, Civitanova si sveglia troppo tardi, la Rossella soffre fin dall'inizio, a Giulianova arriva il secondo KO consecutivo in trasferta, le triple di Masciarelli, Trapani, Amoroso non sono bastate alla squadra di Domizioni. Bene, passiamo ora alle 8:47 minuti primi ai quotidiani online e torniamo dunque alle principali notizie del giorno. Partiamo da cronachemaceratesi.it. In primo piano l'intervista a Silvia Illuminati, la mia vita in Antartide tra pinguini e ricerca scientifica. Montefanese ricercatrice in partenza per la sua nona spedizione al Polo Sud. L'intervista. Macerata, un mazzo di fiori per Mauro, lunedì il funerale, cioè appunto la giornata di oggi, l'amministrazione comunale sul luogo in cui è morto Mauro Arrigoni, la tragedia al ponte del cimitero appunto precipita e muore, si è trattato di un gesto volontario. Sempre a Macerata, 10 anni di silenzio, i palazzi Gioiello in vendita per l'ex filiale di Banca Italia, anche l'ipotesi Grand Hotel, Palazzo Pellicani Silvestri, Palazzo dei Diamanti, dove ha vissuto peraltro per 7 anni Carlo Azeglio Ciampi, Palazzo Rotelli Lazzarini, 2 secoli di storia e splendore, oggi agibile solo quello aperto per la mostra sui 100 anni del Bauhaus. Montelupone, ladri in un'azienda agricola, spariscono motocoltivatori e 500 litri di gasolio, alcuni malviventi hanno colpito in zona San Firmano. Macerata, la Lega, Ricotta si dimetta, difende l'aggressore del carabiniere, era avvocato d'ufficio, discorsi aberranti. Le Marche, ora il focus sulla droga, il pericolo fentanyl, sta arrivando un altro potentissimo veicolo di morte. Le Marche sono il principale luogo d'arrivo dell'eroina in Italia, il medicinale contenente oppiodi sintetici usato come potentissima sostanza stupefacente. Ancora spaccio, 200 pasticche di ecstasy nascoste nell'olio per motore, arrestato un 23enne, un giovane del Maceratese, fermato in auto nel corso di un controllo ad Ancona. Tolentino, auto nella scarpata, marito e moglie in ospedale, l'incidente in contrada Paterno, l'uomo ha perso il controllo della sua Fiat 600 a causa del fondo reso scivoloso dalla pioggia. Altre notizie da picchionews.it, qui si riparte ovviamente dalla tragedia a Macerata, quarantenne si getta dal ponte del cimitero, l'articolo è corredato anche di immagini e poi il cordoglio appunto dello sport cittadino, a questo proposito rinviata si dice la partita dell'Atletico Macerata. A Civitanova Alta la denuncia dei residenti, sporcizia in curia, borgo in agonia. Montelupone, furto in un'azienda agricola, abbiamo detto appena, e malviventi sono entrati in azione nella giornata di ieri in zona San Firmano. L'annuncio, il premier Giuseppe Conte all'inaugurazione dell'anno accademico Unicam. E poi tra le altre notizie la crisi idrica a San Ginesio, probabile l'intervento della protezione civile. MTV.it, quotidiano online legato alla diocesi di Macerata, l'emittente che trasmette sull'89 del digitale terrestre. Qui tra le notizie in primo piano l'ordinazione dei 6 nuovi diaconi, la celebrazione della Badia di Fiastra, l'omelia del nostro vescovo Monsignor Nazareno Marconi. Le notizie ora dal Fermano con cronache Fermano, con cronache fermane. In breve, i distributori di benzina nel mirino, assalto nella notte, banditi messi in fuga dalla FIFA Security a Fermo, l'allarme è scattato poco prima delle 3. Impatto sulla rotatoria, ciclista a terra, incidente sulla rotatoria all'altezza del centro commerciale Il Girasole. Poi un altro impatto lungo la statale adriatica, soccorsi 2 motociclisti. Siamo in zona Fermo, ovviamente i 2 motociclisti sono stati soccorsi dalla Croce Verde Valdaso e dall'Azzurra Porto San Giorgio. Ancora uno schianto in A14, 6 persone soccorse, l'incidente al chilometro 286, scontro tra auto e moto, in 2 l'ospedale, intanto è caos, traffico su A14 e strada statale 16. Naturalmente questo è quanto abbiamo detto già dalle colonne del Corriere Adriatico, vale a dire appunto la difficile situazione sulle strade del Fermano nella giornata di ieri. Passiamo ora a cronacheancona.it, nasconde 200 pasticche di ecstasy nell'olio motore delle lattine e le carica in auto, arrestato 23enne. E poi ancora notizie a Fabriano, scoppia un principio di incendio in una tipografia di campo dell'Olmo, è stato subito domato dai vigili del fuoco. Malore fatale alla guida, Ruggero Nardini muore a 41 anni, era un operatore che si occupava della prevenzione incendi alla cittadella dell'Elisoccorso di Torrette. Scontro frontale tra auto, ferito un cuoco 23enne ad Ancona, l'incidente stradale avvenuto ieri mattina in via del Castellano. E poi naturalmente c'è anche l'allerta meteo in provincia di Ancona, ma di meteo parleremo adesso, in questo
momento per le previsioni della giornata di oggi dal sito della Protezione Civile delle Marche. Appunto, per oggi cielo poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti nelle zone montane della regione. Precipitazioni non si escludono, brevi locali fenomeni a ridosso dei rilievi, temperature in lieve diminuzione, venti forti sudoccidentali, mare mosso. Vediamo anche le previsioni per la giornata di domani, martedì 5 novembre. Cielo parzialmente nuvoloso sulle Marche, con addensamenti più consistenti nelle zone montane della regione. Precipitazioni sparse nelle zone montane, anche a carattere di rovescio. Non si escludono brevi ed isolati fenomeni nelle altre zone. Temperature in lieve aumento, venti moderati o forti da sud-ovest, mare e mosso. Visitate anche il nostro sito radionuova.com, dove trovate tutte le ultime notizie e programmi da riascoltare, così come naturalmente i nostri programmi informativi. In onda alle 12.30, 18.40. 40 e 22 per questo per quanto riguarda il nostro giornale radio locale. 13.10, 17.15 e 19.40 invece è l'orario di messa in onda di Marche Infinita Cultura, la rubrica dedicata agli appuntamenti, agli eventi sul nostro territorio. Oltre ai titoli, torna alle ore 10, come annunciato nel corso di questa rassegna stampa, con le interviste, le voci dalle Marche e, come ogni lunedì, il focus sullo sport, lo sport appunto del lunedì. È tutto, ascoltateci anche ovviamente via streaming, radionuova.com già ricordato, TuneIn, applicazione per dispositivi mobili, e naturalmente impostare Radio Nuova come radio preferita, ascoltarla in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi luogo voi vi troviate. Sono le 8.53, da parte di Marco Morosini, grazie per la cortese attenzione e a tutti una buona giornata.